squadra da Fortitudo dallo scorso gennaio, che oggi, come detto, sceglie Nelson e lascia Thomas in Borghese. Comincia però con Mancinelli dal numero 4 insieme a Bagaric, poi Lamma, Forte e Janicenox per quanto riguarda gli esterni. Ed ecco l'ospite d'eccezione di questa partita, Marco Bellinelli, in vacanza dopo la stagione NBA con la maglia dei Golden State Warriors. Non ha voluto perdere questa sfida, non ha voluto mancare, sedendosi proprio di fianco alla panchina che per tanti anni è stata sua. Il saluto col grande amico Mancinelli e l'abbraccio di Marco Bellinelli, uno che è partito da qui, da Bologna, prima dalla Virtus e poi dalla Fortitudo, per scalare davvero l'elite del basket mondiale. Non è più agli ordini del coach della Fortitudo, Dragan Sciacota non ce l'ha e sicuramente gli manca un giocatore così, ma a chi non mancherebbe? Sciacota ha già giocato dei playoff da sfavorito e li ha vinti nel 2002, guidò la K di Atene di J.R. Holden, Zizis e Kakiusis al titolo greco, battendo 3-2 l'Olympiakos in una pazzesca serie finale nella quale rimontò dopo aver perso le prime due partite, Franco. Beh, hai detto i nomi di due freschi campioni d'Europa, il fatto che poi abbia, conoscendo il clima che c'è in Grecia, abbia rimontato da 0-2, quello è davvero una cosa, credo, non dico unica ma rara nel playoff europei, non solo nel playoff greci. E di questo va dato atto evidentemente a un allenatore che sa tenere viva la fiducia anche a fronte di un risultato difficile come uno 0-2 dopo due partite di playoff. Quindi questo fa ben sperare per i tifosi della Fortitudo e fa tenere in allerta quelli della Montepaschi. Guerrino Cerevuk, Giampaolo Sicoria, Dino Mastrantoni sotto gli occhi di Marco Bellinelli a dirigere questa gara 2, ormai quasi tutto pronto per cominciare questa attesissima partita. Attenzione allora al duello, se si ripeterà, fra Romain Sato e Joseph Forte, uno dei migliori attaccanti del nostro campionato contro uno dei migliori difensori del nostro campionato, il migliore in assoluto secondo Dragan Sciacota, e non solo lui, eccolo qua il giocatore della Repubblica Centrafricana. Ma non c'è solo questo duello, c'è Davide Lamma, la cui uscita prematura dopo tre falli commessi in 7 minuti ha messo in difficoltà la Fortitudo, un giocatore da cui Sciacota non può sicuramente prescindere. Pronto Cicore ad alzare la palla 2, prima però un minuto di silenzio in memoria di Alfonso Oppinel, storico custode della palestra della Furla, la casa vera della Fortitudo, mancato nelle scorse settimane. Anche noi ovviamente rispettiamo il minuto di silenzio. Telecamere che sono andate sulla signora Gina, salutata anche da Michele Forino, lo speaker del Paladozza, che ha seguito la partita di ieri, ha sentito anche Gianmarco Pozzecco rivolgere un affettuoso saluto alla signora Gina e all'amico Alfonso, davvero un personaggio attorno al quale sono cresciuti tanti ragazzi che hanno amato e giocato a basket in questa città. Cominciata la partita e la prima palla è gestita dalla UPIM di Bologna con Lamma che coinvolge Janicenox, miglior marcatore di gara 1 per Bologna con 16 punti segnati. Lamma per Mancinelli, il movimento di Janicenox, bella finta, salta Thornton, il primo tiro di Joseph Forte ed è un tiro da 3 punti. Attenzione alle zampate dell'ex, soprattutto su questo campo. 2 cambi di lato, totale di 2 palleggi, fra l'altro una finta con un errore per la verità di Buzzi che è saltato sulla finta, però risultato un buon tiro e quindi facilmente un canestro. Fallo di Lamma subito in aiuto su Benjamin Eze, qualche cambiamento da parte di Dragan Sciacota rispetto a gara 1, per esempio Lamma che non segue più Buzzi Thornton come all'inizio di gara 1, ma Romain Sato e Janicenox che si occupa di Thornton. Ma aspettiamoci, vista la presenza di Spencer Nelson, l'utilizzo di Mancinelli anche da numero 3 per cercare di frenare la grande fisicità degli esterni senesi. Rimessa per Thornton, si libera Storuk, la finta su Mancinelli, si avvicina al canestro, taglio di Romain Sato, deviazione da parte di Lamma, la rimessa è ancora
ancora per Siena, grande movimento in difesa, tanti cambi e adeguamenti per la squadra di Dragan Shakota, che inevitabilmente ha provato un pochettino a mischiare le carte, a inventarsi qualcosa di nuovo per quello che è possibile fare in neanche 48 ore di tempo. McIntyre fuori per Thornton, la solita uscita a ricciolo dell'ex giocatore di Girona l'anno scorso insieme a Dalibor Bagaric, oggi suo avversario. La palla è per Forte dopo l'errore di Thornton e dell'Amma a gestire il possesso della Fortitudo. Bagaric contro Eze, l'uscita di Mancinelli seguito da Sean Storruk, movimento di Janicenok contro McIntyre, l'aiuto al recupero di Eze dopo il blocco di Bagaric, l'Amma ancora sotto per Bagaric, uno contro uno per il centro croato che si gira bene, il tiro però è corto, rimbalzo di Terrell McIntyre, prova subito a correre Siena con Sato che ferma il palleggio, arriva a rimorchio Eze che si prende il piazzato in faccia a Bagaric, un po' sfidato dal suo avversario in questo senso, non va il suo tentativo e rimbalzo è per l'Amma, altro inizio un po' lento in attacco da parte del Montepaschi, la stessa cosa è successa due giorni fa al Palamensana. Mancinelli per Forte, dentro per Bagaric, posizione profonda da parte di Bagaric e fallo di Benjamin Eze. Beh, devo dire due eccellenti movimenti da vero centro, qui c'è il fallo quindi non abbiamo visto la fine, però Dalibor deve mettere dentro assolutamente un tiro plausibile quando lui si gira verso la sua destra, cioè con la mano sinistra. Prima ha sbagliato un tiro da mezzo metro, non è, cioè diventa molto meno dirompente di quanto sarebbe se avesse anche quel lato lì. Sbaglia il primo tiro libero il giocatore nativo di Monaco, di Baviera, ma croato di origine, anche cresciuto a Zagabria. 15 minuti, 2 punti, 7 rimbalzi, 2 palle perse, questo è il suo bottino di gara 1, 0 su 2 dalla linea del tiro libero, si resta sul 3-0 per la Fortitudo. Il palleggio adesso è di McIntyre contro Joseph Forte, esce Thornton inseguito da Janicenok, la palla adesso ancora nelle mani di Buzzi Thornton, si lavora per McIntyre che sceglie il lato di Storro per uscire, gran difesa di Forte, Eze raccoglie il pallone, si alza a 3 punti, Romain Sato, il tiro non va, lotta Mancinelli dietro Storruk, nella posizione a rimbalzo e nella Fortitudo con molta energia, quella che ha cominciato questa partita. Forte riconsegna a Lamma, non vuole alzare i ritmi, la squadra di Shakota conscia della pericolosità del contropiede senese, buon taglio di Mancinelli, scala su di lui Eze, fuori per Janicenok, grande attacco della Fortitudo, altra tripla, 6-0 Upim. Beh, un grande attacco a fronte di un'eccellente difesa, perché poi bene o male, malgrado i raddoppi e i cambi, ha costretto l'avversario a un tiro da lontano, molto ben preso però, perché Mancinelli è stato abilissimo nel leggere la situazione e beccare Janicenok salto di lunetta. Siena che continua comunque ad insistere col pallone a Thornton, che cerca di avvicinarsi il più possibile a canestro con il suo ormai famoso taglio a ricciolo, fallo di Janicenok in questo caso. Intanto primo aggiornamento dal forum di Assago, 8-4 per Milano sulla premiata dopo 2 minuti di partita, già 5 punti per Danilo Gallinari, pressione di Forte su Eze, recupera Lamma e va a finire su Sato, Lamma caccia del pallone, libero Sato per il tiro a 3 punti che non va, si lotta sul pallone, tocca a Eze, lo vede Cerebuk che dà una mano a Strantoni che era coperto dai due giocatori della Fortitudo, rimessa a Upim. Non vorrei dire, e qui forse qualche dubbio sul fatto che fosse rimessa a Upim, però può capitare. Non vorrei cominciare già da adesso, ma quando hai uno spazio dentro che ti porta una corsia che ti porta a canestro, io preferisco sempre vedere il mio giocatore andando dentro a spaccare il canestro stesso, appunto, tanto più che il primo inizio dal punto di vista della precisione, questa è una gran giocata, dal punto di vista della precisione non dà ragione alle scelte del tiro da fuori. 8-0 Fortitudo, time out per Simone Pianigiani, noi subito ad ascoltare l'ospite d'onore di questa serata. Siamo in compagnia di Marco Bellinelli. Marco, prima di tutto, che sensazione ti ha fatto entrare in questa arena oggi e l'applauso dei tuoi ex tifosi? Beh, sicuramente bellissima, io amo questo pubblico e si sono fatti sentire appena sono entrato, è una cosa stupenda. Vorrei giocare questa partita come tutte le altre per aiutare questa Fortitudo, spero che riesca a vincere stasera e insomma faccio un bocca al lupo a tutta la squadra e a tutti i tifosi Fortitudo. Senti, parlando della tua stagione NBA, facciamo diciamo un bilancio al termine, qual è stato? Com'è? Mi ha aiutato molto mentalmente, è dura per tutti il primo anno, diciamo che ho pagato questa,
questa è già la penitenza, si vuol chiamare così. Ho giocato le ultime 5-6 partite, ho dimostrato che posso giocare in questo livello di NBA e niente, io fra una settimana tornerò là per lavorare e per essere concentrato e pronto per il prossimo anno. Chi vince stasera? La Fortitudo, secondo me la Fortitudo, ha già cominciato bene, speriamo che resta costante fino alla fine e spero ce la faccia, spero che porti fortuna soprattutto. Grazie, Jerry. L'amuleto della Fortitudo dunque, si chiama Marco Bellinelli, giocatore dei Golden State Warriors, uscito quantomeno fortificato, lo abbiamo sentito dall'esperienza complicata della sua prima stagione NBA, gran circolazione di Siena e va a segnare Boozy Thornton. La Fortitudo in questo caso ha avuto la colpa di non aver preso il rimbalzo sul precedente errore di McIntyre e Siena ha potuto così giocare una seconda azione in uscita dal timeout e segnare il primo canestro della sua partita. Janicenox si prende il tiro da tre che non va, rimbalzo di Romain Sato, canestro pesante quello precedente di Thornton nell'economia di questa partita, McIntyre per Storrook che può avvicinarsi al canestro, bella palla per Eze, 5-0 in un anno in Siena in uscita dal time out. Beh, è evidente che questa è la via migliore, hai lo spazio, vai in dentro, poi se c'è un aiuto puoi passarla, se no vai fino in fondo. Storrook naturalmente come al solito gran lettore, gran conoscitore di basket, ha fatto la scelta concettualmente giusta. Mancinelli da tre punti va a sbagliare, sta litigando col tiro a tre Mancinelli un po' in tutta la stagione, in particolare contro Siena, contando le partite di regular season e gara 1, 0 su 8 da 3 per Mancinelli, diventa 0 su 9 con l'errore che abbiamo appena visto. McIntyre invece è uno che litiga di rado col tiro da tre punti, in uscita dal time out il parziale si allunga e siamo di nuovo pari. Ma sai, è curioso, è possibile che una squadra faccia il parziale perché segna da tre e lo subisca perché gli altri segnano da tre? Mi sembra troppo riduttivo giocare con queste concezioni. Poi è così perché il basket di adesso è così, però è indubbio che gli ultimi due palloni della Fortitudo, Janicenox e Mancinelli col tiro da lontano, forse un po' affrettato, poi adesso c'è addirittura la palla persa per il fallo in attacco e quindi evidentemente meglio di così il time out di Pianigiani non poteva sortire. Fallo in attacco di Joseph Forte e trend della partita che è improvvisamente passato nelle mani del Montepaschi, adesso ha qualche difficoltà nell'eseguire la rimessa, da una mano Sean Storrook e la palla arriva a Terrell McIntyre sempre contro Joseph Forte. Storrook, la pressione di Mancinelli, taglio di Romain Sato, pallone che non arriva anche per un astuto lavoro in body check da parte di Dalibor Bagaric. Altra mossa di Sciacquota, grande pressione di Mancinelli su Sean Storrook che non ha davvero lo spazio, l'ossigeno per ragionare e gestire al meglio il pallone. Devi far così perché se lui può guardare, leggere con tranquillità, ha tutte le soluzioni del mondo, il suo tiro a cominciare e poi tutte le altre soluzioni. E naturalmente poter avere un Mancinelli che te lo marca in questo senso è qualcosa di unico. Però appena sbagli con Siena ti arriva il contropiede in faccia. Gran schiacciata di Storro che si arrabbia, Sciacquota si arrabbia, il pubblico avrebbe voluto l'infrazione di passi del capitano senese all'inizio dell'azione, ma la schiacciata del sorpasso, quella di Storro, 10-8, si torna da Bagaric contro Eze, ancora il movimento verso sinistra, ancora il tiro con la mano destra, questa volta la mano è più morbida, l'equilibrio del corpo è ben diverso rispetto al precedente, torna a segnare Bologna dopo tanto tempo, la palla è già dall'altra parte per Thornton che si avvicina a canestro, non va, vola, rimbalzo Sato, non trova il tapin, rimbalzone di Joseph Forte che cerca di far salire il livello fisico della partita della sua squadra, gran lavoro dietro la schiena di Joseph Forte, fallo di McIntyre. Stretta di mano fra i due ex compagni di squadra oltre che di allenamento, quindi chissà quante volte si sono affrontate, in effetti a volerla dire tutta McIntyre aveva capito cosa avrebbe fatto Forte, però il movimento conseguente alla comprensione non era naturalmente legale, questo ha chiamato il fallo con fischio di Mastrantoni per il fallo ancora di Terrell McIntyre, del secondo fallo in pochissimi secondi del playmaker di Siena. Avete visto il contatto piuttosto veniale, ma Mastrantoni va subito alle spalle e ha alzato il braccio. Palla per Joseph Forte, intanto a Milano, quinto minuto, più 9 Milano, 18-9 per la Manegis sulla premiata, 5 punti di Ensu Sisei, palla persa intanto dalla Fortitudo. Il basket è davvero una bestia molto difficile da conoscere fino in fondo. La Fortitudo aveva cominciato così sicura in attacco i primi 2-3 minuti, sembrava aver trovato subito la lucidità giusta per attaccare la difesa senese, è cominciato ad andare male il primo, il secondo attacco e la Fortitudo non si ritrova più. Ci vogliono delle doti anche di pazienza, di umiltà vorrei dire, non che sia presunzione, ma
voler fare le cose più difficili, più lunghe, più faticose, e ti porta magari a dei risultati insperati. Però la cosa difficile è farlo per tanti minuti a fila, per tante azioni a fila. Magari ogni tanto viene un po' di fretta e questo porta ai gattini ciechi, come si suol dire. Eccolo là, vedi? Altra palla persa per la Upim, che adesso in attacco fatica davvero a trovarsi. L'unica azione ben costruita ha portato in precedenza al canestro di Dalibor Bagaric. Già tre palle perse per la Upim in questi 6 minuti e mezzo fin qui giocati, ma almeno due di queste sono arrivate nell'ultimo minuto. McIntyre in palleggio, 3:25 alla fine del primo quarto. La palla è per Thornton, va Mancinelli su di lui, lavora Storruk, Mancinelli torna su Storruk, Janicenok su Thornton, uno contro uno Thornton, difficile, buona difesa di Anicenos, rimbalzo però di Romain Sato, non tagliato fuori, vede subito la traiettoria strana del pallone che non avrebbe toccato il ferro, canestro del giocatore della Repubblica Centrafricana. Ci sono azioni in cui il difensore ha tutte le giustificazioni del mondo perché il rimbalzo d'attacco sia tale, ovvero sia lo vada a prendere quello che è già più portato. In questo caso francamente è proprio una distrazione, credo, da parte di Davide Lama, non mi sembra che siano stati i cambi, e questo è abbastanza difficile da accettare, così come anche io vorrò capire la palla accompagnata quando è e quando non è. Questa volta secondo gli arbitri c'era ed era di forte, però non va il tentativo da tre punti dall'altra parte del Montepaschi. La palla è per Lama, Pianigiani fa alzare i primi uomini dalla panchina, Lavrinovic e Ilievski sul cubo dei cambi per Siena, Mancinelli, l'uscita dal blocco di Bagaric, di forte la finta, partenza stessa mano, stesso piede, quinta palla persa della Upim, la terza in pochi minuti di Joseph Forte. Adesso la rivediamo, molto al limite però plausibilissima la chiamata di Cerebu, perché il movimento del piede sinistro, che era quello perno, è stato un pochino, ma di poco, ma tanto da far chiamare l'infrazione precedente al rilascio della palla. 12-10 per il Montepaschi, la palla è per Thornton, uscita a ricciolo questa volta di Sato, Lama bene con la difesa, Sato va semplicemente più in alto, 4 punti consecutivi per lui dopo 3 errori per iniziare la partita. Romain Sato porta a più 4 il Montepaschi, e la Fortitudo dopo gli 8 punti segnati nei primi 2 minuti e mezzo ne ha collezionati solo 2, nei successivi 5 Forte con la palla fra le mani, poi Lama che cambia il lato per Mancinelli che vuole attaccare la difesa di Siena, va fino in fondo, non trova il canestro, si lotta, rimbalzo, Mancinelli con energia strappa la palla al duo Lavrinovic-Ilievski, la palla è per Forte, con lui Romain Sato, splendido duello fra i due, lavora Lavrinovic per stare davanti a Bagaric, il fischio dell'arbitro Cerebuk è per un fallo di Romain Sato sul palleggio di Forte. Qui adesso rivediamo, c'è una gran lotta naturalmente fra i due lunghi, viene sanzionato quello che secondo l'arbitro ha cominciato il movimento, diciamo così, falloso o illegale che dir si voglia. Mancio non attraversa un buon periodo, ma riesce a supplire con l'ardore e il raptus agonistico alle carenze di forma, che sono cose che capitano in una stagione così lunga. Dentro Nelson, fuori Bagaric, quindi Nelson a numero 5 o supposto tale, Mancinelli a numero 4, prima palla toccata da Nelson, infrazione di passi, altra palla persa dalla Fortitudo. Beh, questa era un po' difficile di controllo perché giusta l'idea, esce a ricciolo, l'altro si allarga, gli passi la palla, però lo spazio era ancora talmente esiguo che la palla è arrivata proprio troppo veloce e questo è stato il risultato. Romain Sato, gran ricezione, poi la palla per Kšištof Lavrinovic, il lavoro di Lama non è sufficiente, prima il bodice che poi il recupero sul proprio uomo, Sato bravo con l'extra passaggio, fallo di Spencer Nelson. Sì, perfetta, assolutamente perfetta la circolazione di palla e poi la lettura, anche Sato alla fine, che forse aveva anche il suo tiro, però con la coda dell'occhio ha visto il suo compagno meglio piazzato, più alto, e poi una sicurezza totale dal punto di vista della precisione offensiva, ha fatto benissimo a fare il passaggio, il risultato sono 2 punti quasi al 100%. Segna Lavrinovic dalla lunetta, più 6 Siena, prosegue il parziale che ormai è diventato di 16-2 dal momento dell'8-0 della Fortitudo. Mancinelli a cercare Spencer Nelson, prima il fallo di Kšištof Lavrinovic, ha speso il bonus anche il Montepaschi, che quindi manda la Fortitudo in lunetta in questa fase del match ormai molto lunga nella quale la Fortitudo non trova canestri, poter andare in lunetta è davvero tutta manna. Beh, questo è un po' figlio del buon lavoro, anche se incompleto, fatto negli minuti precedenti.
bonus speso solo adesso dalla Montepaschi, poteva magari essere fatto fruttare un po' prima con qualche passaggio in dentro, intendo dentro l'area, più frequente di quanto non sia stato, però comunque qualcosa ne è sortito e bene o male con questi due tiri liberi la Fortitudo potrebbe portarsi a meno 4, che a 1:17 dalla fine non significa nulla, però è un parziale che viene quantomeno attenuato. Sbaglia il secondo Mancinelli, se ne sta meno 5 per la UPIM. Stefano Mancinelli, primo punto della partita, ma solo due tiri dal campo tentati finora da uno dei leader carismatici di questa squadra, Thornton contro Lamma. Adesso c'è Ilieschi inseguito da Joseph Forte, si butta dentro Ilieschi, si protegge col corpo, giocata di tecnica da parte del giocatore macedone. Adesso Siena arriva con maggiore facilità nelle vicinanze del ferro bolognese, gli ultimi 50 secondi del primo quarto. C'è Thomas Ress, uno degli ex di questa partita, in campo. Mancinelli per Forte, gran difesa ancora di Romain Sato, fuori ancora per Mancinelli che si butta dentro, lo scarico per Oscar Torres appena entrato, tiro difficile, gran difesa di Siena, bel rimbalzo di Mancinelli che sta lottando e come in questa partita, porta fuori il pallone, ricomincia da Joseph Forte, sale Torres per portare il blocco, un po' di incertezza sul da farsi in casa bolognese, ancora Forte con il palleggio vivo, blocco di Spencer Nelson, pick and roll non particolarmente ben eseguito, tanto che Spencer Nelson perde il controllo del corpo e arriva l'infrazione di passi. Sì, ma ragazzi, non trovi un buco, uno spiraglio, è una ragnatela impossibile. Anche stavolta guardate che aveva fatto un gran lavoro con il taglio verso il fondo di Spencer Nelson. Ilieschi, che stava a prendere il caffè in Piazza Maggiore, però è arrivato in tempo, è qualcosa che ti lascia esterrefatto. Ultimo attacco del primo quarto, Ilieschi porta il blocco Lavrinovic, Nelson lo costringe a portarlo fuori posizione, si agganciano i due, fischia Mastrantoni, il fallo è di Spencer Nelson, colpevole secondo gli arbitri di aver cominciato questa sorta di balletto che i due hanno fatto, di cui vediamo in questo momento la parte finale. Deve essere molto importante per Bologna che Lavrinovic non porti il blocco dove vuole portarlo, cercare di farglielo fare il più lontano possibile dalla posizione preferita. Ah, sicuro, perché sennò sono dolori sia con McIntyre sia con Ilieschi, che è un giocatore al quale non puoi permettere spiragli perché ha una capacità di penetrazione ancora superiore a quella del suo titolare, cioè di Tyrell McIntyre. Quindi se il blocco viene portato in posizione utile per la sua conclusione, non hai chance. Segna anche il secondo tiro libero Lavrinovic, 4 punti tutti dalla lunetta per il giocatore lituano. Sciacquata vuole organizzare al meglio questi ultimi 7 secondi di partita, c'è timeout in campo, 7 secondi da giocare. Intanto aggiornamento da Milano, più 11 Armani sulla premiata, l'ultima azione della Fortitudo. Beh, sarà naturalmente un'azione non facile, perché il timeout naturalmente fa organizzare l'attacco, ma fa organizzare anche la difesa, e conosciamo cosa, a quali potenzialità può arrivare la difesa della Montepaschi. Tuttavia mi sembra una scelta molto intelligente da parte di Sacota, perché più sei organizzato e più hai chance. Se vai all'impronta contro la Montepaschi, ti saluto. Romain Sato, 4 punti per le 2 su 5 dal campo, ma anche 5 rimbalzi. Rimbalzi degli esterni sono una delle chiavi di questa partita, ma direi più in generale una delle chiavi dei grandi successi del Montepaschi quest'anno e l'anno scorso. Quest'anno in particolare, quando a dare una mano a questo strepitoso giocatore è arrivato anche Buzzi Thornton, un altro esterno che fa della fisicità il suo davvero grande cavallo di battaglia. Ma guarda, la chiave della Montepaschi di quest'anno è anche com'è la temperatura dell'acqua delle docce, perché ne abbiamo trovate 100 di chiavi, ne troveremo altri 50 naturalmente fino a questo momento, perché la stagione è ancora molto lunga, malgrado siamo già ai playoff. Altre notizie dal Forum di Milano, 32-21 alla fine del primo quarto per Milano, 11 punti di Ansu Cisei, 10 per Sharro Ford nei primi 10 minuti di partita dell'altra gara 2 che si sta giocando. Vi ricordo, domani invece si giocheranno le altre due serie con la nostra diretta da Cantù per T70 l'automatica, rimessa per Bologna, si allunga la difesa di Siena, Nelson per Forte, la palla per Mancinelli, molto ben giocata questa azione da parte della Fortitudo. Stefano Mancinelli in lunetta. Sono felice di non aver visto paleggio, tiro da 10 metri. Grazie Dragan per averci regalato un ultimo tiro un po' diverso dal solito, molto scaltro, e per riuscire ad arrivare a questo risultato contro la Montepaschi vuol dire che il disegno era raffaellesco su quella lavagnetta.
Macinelli Lunetta per il secondo tiro libero, poi 4 secondi poco meno per il Montepaschi per provare a organizzare qualcosa. Ilieschi dovrà andare più o meno da metà campo, Nelson è davanti a lui, alza la palla Ilieschi, tiro che non va e la Fortitudo porta a casa altri due punti allo scadere di questo primo quarto, nel quale ha fatto una tremenda fatica a tornare il canestro dopo i primi due minuti. 20 Montepaschi, 13 Upim dopo 10 minuti di partita, 4 punti di Sato Lavrinovic, 4 di Bagnaric dall'altra parte. A 13 per il Montepaschi dopo pochi minuti, dopo 10 minuti di partita, dopo il primo quarto molto strano sotto gli occhi, lo vedete, di Ferdinando Minucci, il general manager e vicepresidente di questa squadra. Un primo quarto nel quale la Fortitudo ha cominciato con un esaltante 8-0, da lì in poi solo 5 punti sono arrivati, 3 di questi dalla lunetta. Ma sai, naturalmente ti imbriglia la difesa della Montepaschi, perché dopo la seconda, terza volta che arriva la rotazione al momento giusto, forzandoti o perlomeno mettendoti nelle condizioni di fare passi, di perdere la palla, è un po' è difficile mantenere la stessa lucidità dell'inizio. Però devi avere questa forza se vuoi sperare di battere questa super squadrona. Guardate che altra rotazione con l'infrazione di Pede, provvidenziale, anche se ridà 24 secondi. Devi avere la forza, se no ogni errore lo paghi con una transizione subita, con un canestro, con qualcosa di negativo che ti arriva in faccia. Ilieschi in palleggio, ancora 24 secondi per il Montepaschi per sviluppare la prima azione del secondo quarto. C'è Drake Diner in campo, palla fuori, ben giocata per Vlado Ilieschi, il tiro da 3 punti di Ilieschi a segno. È tornata ad essere quella macchina perfetta in attacco il Montepaschi dopo l'inizio faticoso per i notevoli meriti della Fortitudo dei primi 3 minuti di partita. Nelson per Mancinelli contro Thomas Res, la palla è per Oscar Torres che si butta dentro, movimento da lungo di Oscar Torres. In questo momento è lui, almeno in questa azione, il numero 4 di Dragan Shakota, addirittura il semigancio per il giocatore venezuelano. Beh, è opinione non comune, ma di Dragan Shakota, cioè quindi di quello che conta di più, che praticamente la differenza in gara 1 l'abbiamo fatta tante cose, ma soprattutto la panchina, ovvero sia il trio Diner, Ilieschi, Lavrinovic. Abbiamo visto proprio nell'ultima azione questa triade in d'attacco di Siena, questa triade all'opera, che ha costruito un eccellente tiro per Ilieschi. È davvero un super lusso avere tre giocatori che vengono dalla panchina così. Per la palla Ilieschi dopo l'aiuto di Nelson, la palla deve uscire, gira dall'altra parte per Sato, difesa forte di Joseph Forte, palla dentro comunque per Lavrinovic allo scadere dei 24 secondi, scadono anzi 24 secondi perché il pallone non tocca il ferro. Applausi del pubblico del Paladozza che ha visto in questo inizio di secondo quarto una nuova energia in difesa da parte della loro squadra. Beh, devo fare i miei complimenti a Oscar Torres perché avere l'intelligenza, l'accortezza, questo è un tiro affrettato sicuramente, di andare contro Lavrinovic senza fare fallo ma costringendolo a cambiare l'angolo di tiro per poi con quel risultato. È indubbio che è una prova di mentalità e di concentrazione unica. Spencer Nelson a raccogliere l'apertura di Forte, a portare la palla oltre la metà campo. È un quintetto strano quello di Dragan Shakota, ma che sta dando abbastanza risultati e continua allora Shakota da questo punto di vista. Mancinelli si butta dentro e va a segnare, torna a trovare la via del canestro la Fortitudo con Mancinelli che va a segnare il primo tiro dal campo della sua partita, 5 punti per lui. Res adesso torna a farsi sentire il pubblico, basta davvero solo qualche canestro per riaccendere il pubblico del Paladozza. Res, la palla dovrebbe essere per Lavrinovic ma c'è Mancinelli davanti, deve tornare fuori da Ilieschi, c'è il salto di Nelson che poi riesce a non commettere fallo, corre Torres dall'altra parte, gran contropiede schiacciata di Oscar Torres, 6-0 Fortitudo, time out pianigiani. Beh, non c'è dubbio che in questo momento la Fortitudo con molta accortezza sta lavorando molto bene, così come non c'è alcun dubbio che Pianigiani, la seconda penetrazione di Mancinelli sulla sua mano forte fino in fondo, una l'ha sbagliata per prendere il rimbalzo, questa seconda l'ha messa a segno, credo che la cosa non gli piaccia e credo che il resto ne sentirà le conseguenze.
Solo un canestro segnato dal Montepaschi in questo primo tempo, lo andiamo a vedere con la nostra lavagna, anche perché anche questo canestro dimostra come sia diversa la difesa della Fortitudo in questo inizio di secondo quarto. Tutti intanto, ognuno con il proprio uomo, anche dopo il blocco c'è il cambio, vedete che Spencer Nelson resta contro Ilieschi, mentre Forte prova ad occuparsi Lavrinovic. C'è un rischio ma calcolato se c'è aggressività sulla palla, subito Mancinelli davanti a Rest, non c'è modo di servire subito Lavrinovic, non può farlo neanche anche poco dopo Drake Diner, lo vedete, esce molto bene con le braccia alte, Lamma su di lui, non c'è questa linea di passaggio che sarebbe la più logica vista la presenza del mismatch. Qui Diner riesce ad inventare e c'è un tiro comunque difficile di Ilieschi perché arriva con Lamma davanti a lui. Qui è arrivato il canestro, nelle successive azioni non è arrivato e qui con questo nuovo atteggiamento difensivo di Bologna ha cambiato un po' la partita. E d'altra parte devi fare delle scelte, lì Lamma deve scegliere se non dar penetrazione, però in quel caso arriverebbe il passaggio facile a Lavrinovic in post basso contro Forte, vuol dire quasi due punti sicuri, oppure andare con forza a togliere il passaggio. Se è bravo Diner che trova la penetrazione, bene, e stavolta è stato più bravo l'attacco della difesa. Non è successo poi nelle altre occasioni, è tornata sotto la Fortitudo a meno 3, il palleggio di McIntyre, ultimi 5 secondi dell'azione, Storo tornato in campo, perde il pallone, gli viene toccato dal duo Nelson Mancinelli, corre Forte, corre Torres, sfida in fondo a segnare, prosegue il parziale Upim, dopo il time out andiamo a bordo campo, Alessandro Scipioni. L'azione che abbiamo visto in questo momento di Torres è proprio quello che ha chiesto Simone Pignegeni, di non concedere alla Fortitudo in questo momento della gara. Ha detto evitiamo di prendere contropiede, di farli gasare, piuttosto facciamo un fallo per fermarli. E soprattutto vuole che venga collassata l'area, non vuole vedere penetrazioni come quella di Mancinelli vista in precedenza. McIntyre prova a risolvere tutto con il tiro da tre, ma l'attacco di Siena non riesce più a funzionare. Torres è già dall'altra parte, trova in qualche modo Nelson, azione molto confusa e si accende un clima da battaglia, un clima da playoff in questo secondo quarto. Storuk per Diner, in contropiede, pallone difficile per Lavrinovic, lo tocca Mancinelli che è molto sfortunato perché salva il pallone direttamente nelle mani di Romain Sato. Arriva lo stesso l'applauso di Sciacota, se errore c'è stato è stato l'errore di aggressività. Sì, che è una cosa positiva. Naturalmente il libro dice mai passare alla cieca sotto canestro, però se lo fai con quella voglia, con quell'aggressività, come fai a dire qualcosa? Anche stavolta Nelson è andato a prendersi un rimbalzo, poi naturalmente da qualche parte la coperta è corta, giochi con Nelson 5, corre di più e l'abbiamo visto, anche se con l'ultimo errore in contropiede di Torres, però poi chiaro che sotto canestro qualcosa patisci. Diner dall'altra parte, blocco di Storuk che si allaccia forte e cambia su tutti i blocchi, ormai Bologna, Diner con un tiro difficile in penetrazione, gran canestro dell'ex giocatore di Capodorlando, 4-0 di parzialino Siena che torna più 5. Ma a sentire le cronache e a vederlo oggi sembra che aspettasse forse l'inizio dei playoff o magari la fine dell'Eurolega dove ha avuto qualche difficoltà in più, parlo naturalmente di Derek Diner. Che sta dimostrando tutto il valore che lo attende, che era atteso a esplicare dal suo arrivo a Capodorlando. Pallo in attacco di Oscar Torres, il primo della partita, si arrabbia il pubblico. A rivedere il replay, arriva Lavrinovic, per questione di millesimi di secondo sembra buona la posizione di Lavrinovic con Torres che è andato a sfondare. Beh, direi che a vederla dalle diverse angolazioni viene questo forte sospetto, se poi al sospetto nostro si aggiunge il fischio arbitrale direi che non ci sono più dubbi. In campo Cittadini, attenzione al fischio di Cicoria per il fallo di Alessandro Cittadini che si è allacciato a Carraretto lontano dalla palla, lavora molto con i bodici che con questi tagli sotto canestro la Fortitudo. Spesso questi body check rischiano di essere irregolari, questo è stato il caso di Alessandro Cittadini che ha appena preso il posto di uno Spencer Nelson molto stanco. Nelson del resto si allena compiutamente da un mese ma ha giocato solo 7 partite quest'anno, non ha ritmo partita. E attenzione perché dopo praticamente 15 minuti arriva il momento di Horace Jenkins con Dragan Sciacota che per ora è andato con questo quintetto nuovo ma che soprattutto in questo secondo quarto qualcosa gli ha dato. Ma io direi senz'altro di sì, adesso Jenkins deve dimostrare il suo affetto per questa squadra anche giocando, entrando così inusualmente, forse tardi per lui, però il suo contributo, se dà il suo contributo delle partite in cui è vincente, allora per la Fortitudo si aprono scenari inattesi.
Si lotta e come sotto canestro va, non vale il canestro di Lavrinovic, è arrivato in precedenza il fischio di Mastrantoni, un momento in cui la partita si sta accendendo non poco. Andiamo a rivedere, penetrazione di Sean Storrock, ma fallo che era avvenuto in precedenza, prima di questo contatto che così tanto sta facendo arrabbiare il pubblico della Fortitudo, rimessa già eseguita da Carraretto per McIntyre, fischio di Cerebuk, fallo di Horace Jenkins. Beh sì, adesso è il momento molto molto caldo della partita, naturalmente gli arbitri hanno il controllo della stessa a fronte di una pressione non indifferente, questo ha portato a un fallo abbastanza a replay, abbastanza evidente, sfortuna per la Fortitudo, sono due tiri liberi perché i tre falli quasi in sequenza precedenti avevano esaurito il bonus. Storrock va a segnare il primo tiro libero, Siena cerca di non ascoltare le proteste che arrivano da tutto il pubblico, c'è molto rumore qui al Paladozza per i fischi ravvicinati che sono arrivati contro la Fortitudo, i replay però hanno dimostrato che almeno in tre occasioni su quattro la terra arbitrale ha avuto ragione, sono addirittura in quattro occasioni su quattro Jenkins per Cittadini, poi Mancinelli lavora forte per liberarsi, il fischio di Cerebuk per il fallo di Marco Carraretto che cercava di stare avanti irregolarmente Oscar Torres. Anche in questo caso dobbiamo sempre pensare che Cerebuk stava guardando dove noi non guardavamo, lì c'è stato un braccio forse sospetto, poi naturalmente nella concitazione di giocate così nel traffico andare a beccare la il primo movimento illegale non è mai facile. Cittadini adesso per Mancinelli, il pallone alzato verso Torres, è totalmente sbagliata la misura, cerca Jenkins di salvare il tutto e ci riesce, ma adesso la Fortitudo ha solo 7 secondi per chiudere l'azione, il momento di Horace Jenkins che si alza da molto lontano, tiro storto, rimbalzo di Storo che subito l'apertura per McIntyre, prova a distendersi il Montepaschi, molto brava la Fortitudo a rientrare e a negare la comoda transizione agli avversari, McIntyre deve ricominciare, 14 secondi per chiudere l'azione, blocco di Lavrinovic, ancora McIntyre con il palleggio vivo, l'uscita di Carraretto in angolo, Storrock vuole palla Lavrinovic, difesa di aggressività di Jenkins, palla che gira, Jenkins riesce a sbilanciare Lavrinovic quel tanto che basta per fargli perdere il pallone, poi un tentativo di spiegazione fra Carraretto e Lavrinovic, pallone forse leggermente troppo alto. Sì, decisamente, però bisogna intanto dare atto all'abnegazione di Jenkins che ha marcato e anticipato prima su un lato e poi sull'altro un giocatore più alto di lui di 30 centimetri, però in cui non sarebbe stato sufficiente se non ci fosse stata anche la pressione sulla palla, quella che ha in un certo senso costretto Carraretto a un passaggio non facile. Gran lavoro di Mancinelli, spalla canestro, non va il tiro di Lavrinovic, rimbalzone di Oscar Torres dal suo ingresso, una ventata di energia in attacco e in difesa per la UPIM, Jenkins in palleggio, blocco di Cittadini che si butta dentro, ecco la palla per il venezuelano che attacca Carraretto, Carraretto finisce a terra, nel cadere si allaccia ad Oscar Torres. Arriva il fallo del giocatore nativo di Treviso sul venezuelano che ha avuto impatto immediato sul match. Sì, ha avuto quelle prime due giocate, il contropiede, quell'altra vicino a canestro. Sai, quando entri in campo e fai subito due cose così ben fatte, al di là del risultato che comunque conta, ma così ben fatte concettualmente ti dà una sicurezza e una carica che poi va avanti anche a fronte di quell'errore in contropiede, ricorderete, in duetto con Spencer Nelson, però lui sta giocando una partita con molta molta intelligenza tattica. L'uno contro uno di Anicenos, fuori per Jenkins che si prende il tiro a tre che non va, rimbalzo lungo, preda di Alessandro Cittadini, è tutta un'altra Fortitudo questa del secondo quarto, Jenkins che riceve da Anicenos, vorrebbe un fischio Shakota, fischio che non arriva, il palleggio è di Jenkins contro McIntyre, il blocco accennato di Torres, arriva quello di Cittadini che si butta dentro, Anicenos, la pressione su di lui di Marco Carraretto, cerca la palla McIntyre, gran giocata di Anicenos, fischio ancora contro Carraretto che molto rapidamente trova il terzo fallo della sua partita. Sì, sfortunato Marco, qui ecco il contatto, forse più che quest'ultimo è quello a metà, il contatto sanzionato da Cerebuk. Devo dire che nella ricezione così lontana da canestro di Anicenos era ben marcata, però ha avuto l'accortezza il giocatore della Fortitudo di cercare la penetrazione a forza di dai, due palleggi magari li tiene il difensore, il terzo è molto molto improbabile.
e a bonus peso, o quando anche fosse, comunque due tiri liberi sono stati guadagnati con intelligenza. Segna Iniceno Xil, primo tiro libero fuori canaletto, torna Thornton, notizia da Milano al 15esimo, a metà del secondo quarto, 44 Armani, 29 premiata Ensu Sisei, a quota 13 punti dopo 15 minuti di partita, 1 su 2 per Iniceno Xil, meno 3 per la Fortitudo che con il cuore e con la grinta è sempre lì attaccata ai campioni d'Italia. McIntyre ferma il palleggio, trova il pallone per Buzzi, Thornton fuori per Storruk, le finte su Torres, un passo d'arretramento di troppo, infrazione di passi chiaro di Shostorov. Sì, credo anch'io, credo che abbia fatto un arresto in tre tempi, vediamo un po' da qua, uno, due, sì, doveva tenere perno il sinistro, non se l'è accorto evidentemente Storruk, o forse nel nuovo basket conviene, perché Storruk non sbaglia mai, probabilmente vede avanti 20 anni, era giusto far così. Saranno le regole. No. Secondo Sean Storruk, fallo in attacco intanto di Cittadini, fallo tecnico per le proteste di Cittadini, si arrabbia Iniceno Xil, momento molto delicato della partita, Cittadini con la reazione, qui vediamo il blocco con Cittadini che si sposta, ma non si capisce se si sposta per il contatto con Diner o se lo fa in precedenza, forse l'utilizzo delle braccia, questo è il motivo per cui c'era Boccapulito Cittadini. Forse sì, o delle braccia oppure c'era una gamba sinistra. A onor del vero bisogna anche dire che era partito in parte trattenuto da Ezze. Siamo sempre lì, io non entro nel merito della scelta tecnica che Cerebuk con la grande esperienza che ha può decidere da solo. Io quello che, sul quale entro sempre è l'accortezza che chiedo alla terna arbitrale prima di fischiare un tecnico. Primo perché magari la reazione è istintiva nel raggio agonistico. Secondo perché la sanzione resta sempre troppo pesante. Prova Diner a sfruttarla appieno ma non va su tiro da tre punti, il rimbalzo è Perezze che resta contro Torres, è tornato Bagaric perché Cittadini ha commesso rapidamente il suo terzo e quarto fallo, canestro di Buzzi Thornton, è momento chiave del match, Siena che stava soffrendo dietro dalla Fortitudo torna a più 7, tornando a quanto diceva Franco Casalini, inauguriamo una nuova battaglia dopo aver praticamente vinto quella dell'infrazione di passi che non esisterà più dal prossimo ottobre quando uno scivola col pallone in mano, si tuffa col pallone in mano, cominciamo una battaglia, la penalizzazione del fallo tecnico. Ah sicuro è una delle basi credo che può far migliorare la qualità del gioco, che poi è lo scopo nostro, noi non ce ne può fregare di meno dei tecnici in sé, noi vogliamo vedere giocare il meglio, il basket al meglio e in un certo senso vedere vincere per fatti tecnici più che per fatti disciplinari. Andiamo a bordo campo, Alessandro Scipioni. A proposito del tecnico preso in precedenza da Cittadini, va detto che dopo i tanti fischi, tanti falli fischiati, tutti gli arbitri sono andati dalla panchina Fortitudo dicendo che la prossima protesta avrebbero dato tecnico. Di conseguenza il fallo di Cittadini e la sua protesta, gli arbitri come promesso, tra virgolette, hanno dovuto dar tecnico alla Fortitudo. Cosa che spesso avviene, i giocatori dovrebbero riuscire a controllarsi, non è sempre così facile come è successo con Alessandro Cittadini poco fa. Tanto in lunetta Horace Jenkins e Drake Diner che è salito su questo match come ha fatto nel corso del secondo quarto in gara 1, 5 punti per l'ex giocatore di Capodorlando, 2 su 3 al tiro e tripla che ha riportato a più 8 la squadra campione d'Italia. Horace Jenkins va in lunetta del primo punto della partita, del resto è entrato da 3 minuti e mezzo in questo match, questo giocatore così difficile da collocare dal punto di vista tattico in una squadra. Jenkins va con il secondo tiro libero, ma potrebbe essere lui con la sua follia tecnica a provare a riaprire questo match anche se sbaglia, e non di poco il secondo tiro libero, rimbalzo di Storruk, subito l'apertura per McIntyre, poi dal palleggio per Thornton contro Oscar Torres, torna McIntyre col pallone contro Jenkins, palleggio, arresto e tiro da tre punti, Terrell McIntyre, a più 10 il Montepaschi, uno dei tanti motivi che rendono grandissima questa squadra, anche la capacità incredibile di sfruttare ogni momento positivo che la partita ti regala, come per esempio il fallo tecnico a Cittadini. Sì, beh, è un errore, ripeto, secondo quanto è comunque nell'accezione comune un errore quello di Cittadini, perché se pensate alla situazione in cui era la Fortitudo, 28-25 con palla in mano, si ritrova in un amen a meno 10, sarebbero stati comunque meno 7 a quell'epoca, proprio per una questione di
un momento di rilassatezza mentale, di deconcentrazione. Poi puoi avere tutte le ragioni del mondo, però resta il fatto che la tua squadra ne subisce le conseguenze. Altro errore della linea del tiro libero per Horace Jenkins, e altro errore, 1 su 4 in pochi minuti, in un momento in cui la fortitudo avrebbe bisogno come l'ossigeno di qualche punto a tabellone. Si resta invece sul 38 a 28 per il Montepaschi, con Ilieschi in palleggio, passa sopra il blocco Jenkins, lo riporta Lavrinovic, poi Storruk bene per Lavrinovic, dentro gioca memoria Siena, quando la difesa avversaria scende anche di pochissimo di intensità, di aggressività, quando le mani addosso non ci sono più, allora Siena torna ad essere una macchina perfetta. Sai, poi un rebus tale, marcare la coppia Sonruk-Lavrinovic per i lunghi avversari, un rebus tale, tutte e due hanno capacità di tiro da fuori, capacità di post basso, tutte e due sanno palleggiare. Onestamente devi fare davvero un'impresa sovrumana per limitarli tutti e due. Si prende il tiro Ilieschi, gran rimbalzo di Kšištof Lavrinovic con l'hesitation e gran canestro del giocatore lituano, time out per Dragan Šakot a 15 secondi dalla fine del secondo quarto, vola a più 14 il Montepaschi. Beh, poi se c'hai, diciamo così, questo momento di, non dico rassegnazione, però di così non riprendi subito in mano i termini della partita, con Siena davvero ti ritrovi in un amen sotto di una cifra tale da cominciare a pensare al miracolo per poter recuperare. Ora andiamo a vedere con la nostra lavagna quanto possono essere letali Lavrinovic e Storruk quando giocano insieme. Guardatelo qua Lavrinovic a portare il primo blocco, ben portato Lavrinovic, già qua potrebbe essere pericoloso, ma l'elemento chiave, come molto spesso avviene con Siena, di questo attacco è Sean Storruk, che si allarga. Lavrinovic porta un altro blocco per poi buttarsi in questa posizione di campo. Da qua però Ilieschi non può servirlo subito, anche perché col cambio difensivo, vedete, Jenkins va su Lavrinovic, allora la palla arriva a Sean Storruk, il taglio col tempo perfetto da parte di Lavrinovic, qui la linea di passaggio c'è, come poi con la palla nelle mani di un passatore come Storruk tutto diventa più facile, più 14 Siena. Sai, da allenatore o ex che dir si voglia, mi viene fatto più di commentare la non perfetta organizzazione difensiva fra Janicenovs e Bagaric che la prodezza. Ultimi 8 secondi, l'ultima palla della fortitudo, sarebbe importante andare a punti per i bolognesi per provare a invertire un po' la tendenza di questo primo tempo, e ci riesce Horace Jenkins con il canestro del meno 11, è sempre un distacco notevole, ma Horace Jenkins manda nello spogliatoio la propria squadra con un morale tutto diverso. In questo Horace Jenkins è davvero unico nella gestione di questi palloni, capace di conquistarsi un canestro anche dal nulla. 42 Montepaschi, 31 Upim all'intervallo, 8 punti di Lavrinovic e di McIntyre, 7 dall'altra parte per Oscar Torres e per Stefano Mancinelli, 6 per Dalibor Bagaric, per una fortitudo che ha lottato. Credo che non esista una squadra al mondo in grado di farlo. No, decisamente è abbastanza impensabile, magari basterebbe un 50% di difese così, perché nelle altre magari puoi contare su qualche errore altrui. Però resta il fatto che è proprio il paradigma di giocare contro Siena quest'anno, è che devi superarti praticamente ad ogni azione, o perlomeno molto spesso è la cosa, francamente spesso è sovrumana. Ci prova ancora comunque la fortitudo, tenuta in vita dalla tripla di Jenkins allo scadere, ma è sotto comunque di 11, forte, solo 3 punti nel primo tempo, i primi 3 in assoluto della partita, poi totalmente cancellato dal solito incredibile Romain Sato, prova a prendersi il primo tiro e non va per Joseph Forte, non solo pochi punti ma anche pochi tiri tentati, questo che avete visto è solamente il terzo tentato dal campo della sua partita, un dato che la dice lunghissima sul livello della difesa senese nel corso del primo tempo. Pianigiani comincia con Thornton su Joseph Forte in questo secondo tempo, prova l'anticipo Lavrinovic e gli riesce, perché l'ultimo a toccare è Spencer Nelson. Beh, aveva cercato un buon angolo di passaggio sul taglio improvviso di Nelson, però devo dire che questo Lavrinovic non finisce di stupire, è andato anche a, oltre ad anticipare, è andato anche a contrastare un pallone così basso sul terreno per un giocatore della sua statura. Siamo davvero a dei
dei momenti assolutamente imprevedibili. È cominciato il secondo tempo anche al Forum di Milano. L'Armenegista aveva chiuso il primo avanti di 14, 54-40, adesso 6-0 di parziale, primi due minuti, 60 Milano, 40 Montegranaro. Nell'altra gara 2 si sta giocando in questo momento, già 20 punti per Danilo Gallinari, va a segno Joseph Forte e riporta sotto i 10 punti lo svantaggio della propria squadra. Romain Sato per Sean Storuk, blocco di Lavrinovic, non riesce però l'uscita di Thornton, buona difesa di Jenkins, palla recuperata da parte di Joseph Forte che va a schiacciare e la UPI ancora una volta cerca di rimanere aggrappata alla partita con queste ventate di energia. Ogni parziale fortitudino è iniziato dalla difesa. Sì, è un inatteso passaggio mollo da parte della Montepaschi, però Forte che fa il primo tiro, ma questo è davvero inusuale per la Siena. È Forte che fa il primo tiro e poi fa la penetrazione, evidentemente ha avuto qualche indicazione dal suo allenatore, perché la produttività inesistente dei primi 20 minuti non è sopportabile per l'attacco della Fortitudo. Torres adesso è un'altra palla importante, quella che potrebbe rimettere totalmente nel match la squadra di Dragan Sciacco. Tamancinelli su uno contro uno sopra il tentativo di stoppata di Sato, ma è Nelson a sfruttare da rapinatore d'area il salto in contemporanea di Lavrinovic e di Sato. Canestro di Spencer Nelson, prosegue il parziale della Fortitudo contando anche i tre punti sullo scadere del secondo quarto. McIntyre, il tiro da tre punti, Terrell McIntyre. Il Montepaschi trova sempre le risorse per reagire ai momenti negativi. Beh, e molto spesso hanno un nome e un cognome che è Terrell McIntyre, anche se stavolta è stato innescato in maniera magistrale dalla penetrazione di Thornton, però da questo poi a mettere i tre punti ce ne corre. Così come ce ne corre, stiamo riassistendo al Joseph Forte che tutti i tifosi di Fortitudo vorrebbero sempre vedere. Forte costretto a un'autentica maratona per liberarsi dalla guardia di Romain Sato, ma alla fine ce la fa e mette un gran canestro. Poi la penetrazione di Thornton, il bel rimbalzo di Lavrinovic, c'è il fischio arbitrale che si fatica a sentire per il fallo di Oscar Torres. Dragan Sciacco del resto deve rischiare con il quintetto piccolo. Lavrinovic è 2,12 metri, Torres può provare a tagliarlo fuori, ma più di tanto non può fare. Sì, ma poi sai, quando c'è una situazione di emergenza, da qualche parte arriva qualcosa che non ti aspetti. Magari ti devi aspettare che Lavrinovic sia rimbalzo in attacco, questa forse è l'unica colpa che si può imputare alla difesa della Fortitudo, ma se sei in sorto numero da qualche parte ti arriva un ospite inatteso e da lì a togliergli anche il canestro, tra l'altro non c'è, è l'uomo più grande in campo di gran lunga. Molto difficile. 1-2 di Lavrinovic, 46-39, mini reazione del Montepaschi con il canestro di McIntyre a tre punti, il fallo subito a Lavrinovic, gran giocata ancora di Forte per Torres, il tiro è corto, il rimbalzo premia Sciston Lavrinovic, parla per McIntyre che subito vuole accelerare i tempi, finta il tiro, Lavrinovic non c'è più, rischia di perdere la palla, ce la fa, tocca McIntyre, almeno secondo Cicori, infrazione di doppio palleggio. Una chiamata che scontenta un po' tutti e due gli allenatori, perché quella palla l'ha toccata Forte, quindi non era doppio palleggio e non solo, fermato il gioco. Cicoria, senza volerlo ovviamente, ha negato il contropiede alla Fortitudo. Beh, sempre senza volere gli arbitri fanno qualcosa che procura danno a qualcuno, ma la buona fede di Cicoria al di sopra di qualsiasi dubbio. Certo è che come dal replay abbiamo visto quanto Forte sia stato arrestato, che la palla l'aveva toccata lui. Resta l'errore assolutamente inusuale di Terrell McIntyre, altra possibilità per la UPI di riavvicinarsi. Sato ancora con la gran difesa su Forte, si va da Torres, il taglio di Nelson, l'uno contro uno di Torres contro Thornton che tiene con il fisico le finte del venezuelano. Alla fine arriva il fischio contro Buzzi. Thornton insiste a Oscar Torres e trova il fallo dell'avversario, il primo della sua partita. Noi andiamo a bordo campo, Alessandro Scipioni. In precedenza avete parlato di Lavrinovic e del fatto che in questo momento è l'attaccante più pericoloso. Durante l'intervallo Simone Pianeggiani ha proprio chiesto, nel caso in cui la difesa della Fortitudo non cambiasse sistematicamente, di andare proprio dentro Lavrinovic e sfruttare i suoi centimetri contro Nelson o al contrario il suo tiro a sommabilità contro Bagaric che adesso è in panchina. A voi.
Di fianco alla panchina c'è Marco Bellinelli che segue da tifoso la Fortitudo che è stata sua. Torre sbaglia dalla lunetta, 6 su 14 dalla linea del tiro libero per la UPIM, una bruttissima percentuale che rischi di pagare severamente contro squadre come il Monte Paschi. 0 su 2 di Oscar Torres che sbaglia anche il secondo, se resta con Siena con 7 punti di vantaggio, 46 a 39. Pressione di Mancinelli su Sean Storrock, i cambi difensivi dopo i blocchi da parte della UPIM, arriva però il fischio di Cicoria per il fallo di Joseph Forte, il secondo della sua partita. Vedi la forza di avere due lunghi che possono mettere la palla a terra, vuol dire prendere la palla lontano e costringere anche la pressione, perché è una pressione che però può essere superata. Adesso forse vediamo una difesa a zona, ma adesso controlleremo, forse no. Resta uomo contro uomo la Fortitudo con pressione sulla palla e con cambi sistematici, rimane Nelson contro McIntyre in angolo, Thornton che tira sulla buona uscita di Mancinelli. Fortitudo che meglio di così non può difendere con tutte le rotazioni a cui è costretta. Mancinelli mette la mano in faccia all'avversaria, ma non basta. In effetti il discorso è quello, se la Fortitudo riuscisse tutte le volte a far fare tiri del genere dice beh perde perché fa 100%, in realtà no, perché è indubbio che una squadra che è forzata a tirare con l'uomo davanti come ha fatto Thornton alla lunga ne paga le conseguenze. Naturalmente nella fattispecie Bucci è stato molto ma molto abile, vediamo adesso. Questo tiro molto più comodo rispetto al precedente, sono 6 punti consecutivi per Buzzi. Thornton che prova a far scappare la sua Montepaschi, più 12 adesso per Siena alla metà del terzo quarto, 51 a 39. Lavora Mancinelli per liberarsi di Storrock, si aggrappa la maglietta del capitano senese proprio sotto gli occhi di Cicoria, falla in attacco di Stefano Mancinelli. Il che non è una buona notizia, primo perché il fatto in sé, la fattispecie, buona notizia per la Fortitudo naturalmente, secondo perché non c'è stata una reazione emotivamente vivace da parte della squadra, non vorrei che fosse un segnale così di dichiarata resa, perché sarebbe doppiamente colpevole a così tanti minuti, 15 dalla fine. Storrock per Sato che fa girare per Lavrinovic, la palla fuori per McIntyre, manca l'anticipo Jenkins, Sato ancora da tre punti, non va, si lavora a rimbalzo, tocca Storrock, tocca e controlla Jenkins che è dall'altra parte, le finte di Jenkins fino in fondo, a pasticciare poi con una magia a trovare Oscar Torres. Come trasformare una palla praticamente persa in un bellissimo assist. Assina, una pelle di Apollo proprio, è diventata una roba che credo neanche lui si aspettasse. Questa è una palla persa molto, molto curiosa da parte di Storrock, non gliel'ho mai visto in tutto l'anno, forse da quando è arrivato in Italia, farsi portare via la palla dalle mani. Ed è la quarta palla persa per Sean Storrock, che è il primo fallo, quello che è stato costretto su Stefano Mancinelli, metà del terzo quarto a Milano, Armani Gis 65-65, Pregnata Montegranaro 49, 20 punti di Gallinari, 16 per Sharon Ford, parzialino di 4-0 della Pregnata, di 9-5 per la Pregnata dall'ultimo aggiornamento che vi abbiamo dato. Attenzione al malinteso fra Nelson e Janicenos, Jenkins salva un pallone, poi si butta Lavrinovic, la palla finisce nelle mani di McIntyre, prova il fallo e lo trova Horace Jenkins che ha davvero fatto di tutto per rimediare all'errore precedente dei suoi due compagni, però il Siena lì, Siena è sempre lì che aspetta pronta a approfittare della minima distrazione. È davvero in 3 secondi ha fatto bello, bravo, brutto, bravo, bel errore, ne ha fatte tutte e poi alla fine McIntyre ha voluto emularlo nel passaggio cieco, ma prima c'era stato il fallo, quindi semplice rimessa. E dalla rimessa al tiro da 3 punti di Sean Storrock che vola via il Monte Paschi a più 13, 4-0-5 da giocare nel terzo quarto, 54-41, 6 punti per Storrock con 2 su 2 dal campo, 1 su 1 da 2 e 1 su 1 da 3, oltre ai tiri liberi, solita partita di straordinaria sostanza del capitano senese, anche se c'è qualche palla persa di troppo, non è sicuramente il miglior Storrock quello che stiamo vedendo in questa serata, però basta uno Storrock medio, diciamo così, per avere Siena con 13 punti di vantaggio. Sai, la brillantezza tecnica di Storrock è una delle tante qualità, lui quello che dà alla squadra è sicurezza, è solidità mentale, eccetera. Questa è una cosa che darà sempre, poi magari ci sono delle serie in cui tira bene o passa bene, delle altre in cui tira male e passa male,
ma la presenza in campo è sempre più che mai positiva. Ha provato Joseph Forte a reagire all'inizio di questo terzo quarto, ha fatto anche un gran canestro, ma se l'è dovuto sudare. Questa azione che vi stiamo proponendo potrebbe essere la esemplificazione della fatica che fa la Fortitudo a segnare e del grande lavoro che sta facendo Roma Insato. Guardate Forte la fatica che deve fare per smarcarsi e per liberarsi della marcatura di Romain Sato che vedete inseguirlo. Qui sul blocco passa sopra, come si dice, cioè non seguendo l'avversario ma passando sopra il blocco. Forte allora cerca nuovamente di seminarlo con un paio di cambi di direzione, qui prende la direzione contraria. Sato qua sembra in ritardo, Forte compie un altro cambio di direzione, riceve palla molto lontano da canestro, tutto il suo gran corre gli ha liberato questa parte di campo per la penetrazione, penetrazione che si prende, il canestro poi arriva sull'aiuto dei compagni di Roma Insato, due punti che sono arrivati, ma che fatica. Torniamo al discorso precedente, non si può pensare che per arrivare ad un canestro uno deve fare tutta questa fatica per 40 minuti. Esatto, non è neanche pensabile che la faccia, tra l'altro poi non è detto che malgrado tutta la strada e la fatica ti arrivi quel corridoio che abbiamo visto adesso, quindi a maggior ragione il lavoro di Sato è stato eccellente. Ancora dalla spazzatura della partita, Spencer Nelson trova il pallone, trova due punti che possono diventare tre per il fallo di Buzzi Thornton. Andiamo a rivedere, bravo Nelson, arrivare per primo su questa palla vagante, in ritardo Thornton e l'ex giocatore della Benetton andrà in lunetta con il tiro libero supplementare. Intanto vola a più 22 l'Armani Jeans in casa con la premiata a 4 minuti dalla fine del terzo quarto, 7-6, 76 Armani, 54 premiata, 22 punti di Gallinari e 18 di Dusan Vukcevic per gli uomini di Attilio Caia, ma è ancora lunga, così come ancora lunga qua è tornata a meno 10 la UPIM con il gioco da 3 punti di Nelson, si lavora per Lavrinovic, gran difesa di Nelson, la palla torna fuori per Ilievski, il tiro è corto, lotta Lavrinovic, vola Jenkins a strappare il rimbalzo e prova a correre 3 contro 3 per la Fortitudo, Jenkins però si arresta e rientra alla difesa dei campioni d'Italia, lavora Janicenox per liberarsi della marcatura di Romain Sato, adesso c'è Thornton su Joseph Forte, lui riceve il consegnato da Spencer Nelson, il tiro da 3 punti di Joseph Forte. È uno dei giochi contro i quali Simone Pianigiani ha lavorato molto in settimana, questo consegnato per Joseph Forte che di fatto crea la spaziatura all'ex giocatore di Siena per prendersi il tiro. Ma guarda, io non ho mai lesinato critiche quando è il caso di farle a Horace Jenkins durante la stagione, in una stagione così altalenante per lui, partite meravigliose, partite in cui ne ha fatte di ogni, invece devo dire stasera malgrado sia entrato al 15° e quindi magari poteva anche avere qualche motivo di polemica, sta giocando con molta dedizione. Anche l'ultimo canestro di Forte nasce dal fatto che lui ha chiamato uno schema e l'ha fatto eseguire, uno schema in cui lui era soltanto il chiamatore, non il protagonista. Vuol dire che ha voglia di fare bene per la squadra. Oddio, magari qualcuno potrà dire un po' tardino, visto che siamo a maggio. Però comunque vuol dire che il ragazzo è onesto. Fuori Mancinelli e dentro Oscar Torres, prosegue praticamente costretto dalle condizioni di Dragan Shakota con il quintetto molto piccolo, rinunciando di fatto a Bagaric che probabilmente vedremo nei prossimi minuti, con Cittadini con 4 falli e con Thomas sacrificato per l'eccesso di extra comunitari, deve andare con Nelson da numero 5 e con Torres da numero 4 per dare un po' di riposo a Stefano Mancinelli. L'avete visto dissetarsi in panchina, Jenkins con il secondo tiro libero dopo aver segnato il primo. 5 punti finora, 1 su 3 dal campo e 2 su 5 dalla linea del tiro libero per l'ex giocatore di Roma e di Novara. Sbaglia anche questo, è inusuale serataccia dalla lunetta per Jenkins e per tutta la Fortitudo, 8 su 18, 44%, con queste cifre è molto difficile passare sul Montepaschi. Sato per Lavrinovic, vuole attaccare Nelson, Nelson tiene molto bene chiudendo la linea di fondo, le finte Lavrinovic e gran difesa di Spencer Nelson, Ilievski però si butta dentro, prende il tempo a Joseph Forte, Montepaschi ha pazienza. Se non difendi bene nell'arco dei 24 secondi, prima o poi ti punisce. Ma se hai un cambiatore di lato come Storm, francamente, siamo veramente al limite della perfezione. Bravissimo Nelson nella difesa su Lavrinovic, che è stato intelligente nel cambiare subito, nell'uscire con la palla, non ha forzato il tiro. Poi da lì, prima ancora che tocchino i polpastrelli, la palla è già sull'altro lato. Per Ilievski è quasi come bere un bicchiere d'acqua a trovare la penetrazione. Fallo di Romain Sato che avete visto, protesta a modo suo,
credo che sia il massimo della protesta che si può vedere uscire dalla bocca del giocatore Repubblica Centrafricana, sempre però appiccicato a mordere le caviglie a Joseph Forte, che sbaglia il tiro libero, 8 su 19 per la Fortitudo dalla lunetta, nonostante la presenza di molti ottimi tiratori dalla linea del tiro libero. In assoluto in regular season la Fortitudo ha tirato il 71% dalla lunetta, tredicesima in questo senso nella nostra Serie A, non una gran cifra ma molto lontana dal 9 su 20 che abbiamo visto finora in questa partita, meno 9 per la UPIM, 5-8, 4-9 Siena, 1-44 al termine del terzo quarto. Ilievski aspetta il blocco di Lavrinovic che poi fa solo una finta e se ne va a Storuk a cercare proprio il lituano che è stato controforte, pronto il raddoppio di Nelson e anche di Torres, il taglio di Ilievski è ancora coi tempi giusti ma sbaglia Ilievski l'appoggio, può correre la Fortitudo con Storuk e lì ad aspettare Oscar Torres, fallo tattico sulla tre quarti da parte di Sean Storuk a fermare il contropiede del venezuelano. Sì, forse più voluto da Torres che da Storuk stesso, però fa giuoco naturalmente per la difesa della Montepaschi che avrebbe subito con ogni probabilità due punti sicuri anziché due tiri liberi. Storuk è rimasto fermo certamente con le braccia molto larghe, quindi se il difensore, se l'attaccante va a cozzare su quelle braccia, la colpa del difensore, non certo di chi ha la palla in mano. Ancora lo sguardo intenso di Ferdinando Minucci, che immagino in cuor suo sia contento dei continui errori dalla lunetta da parte dei giocatori della Fortitudo, 1 su 2 anche per Torres, 2 su 5 per lui, 2 su 6 per Jenkins, 0 su 2 per Bagaric, 10 su 22 in totale per la squadra di Dragan Šakot, Sato per Vlado Ilievski, la Vlado ci avrebbe palla a Diner per poi riceverla in post basso, gran difesa di Joseph Forte che strappa il pallone all'avversario, l'uomo che di fatto lo ha sostituito quest'anno a Siena. Nelson riceve, va a cercare un compagno, lo trova dall'altra parte in Torres che attacca la difesa questa volta mal posizionata del Montepaschi e Torres prova il fallo e trova il canestro, torna in partita nel finale del terzo quarto la UPIM Bologna. Questo è davvero un quintetto che finché regge fisicamente è formidabile, quindi provate un po' a pensare quanto ha patito la Fortitudo tutti quei mesi senza un giocatore come Nelson, tanto prezioso come entità tecnica quanto indispensabile come entità tattica perché può fare tanti ruoli tutti benissimo. E Torres ancora lui come nel corso del primo tempo a provare a suonare la carica, 12 punti, 6 falli subiti, 5 su 6 da 2, 0 su 2 da 3, anche lui in una serataccia dalla lunetta, 2 su 5, però a livello di energia e di intensità è l'uomo che un po' ha guidato la Fortitudo nei vari tentativi di rimonta. Del resto Oscar Torres è a poco diventato un elemento sempre più prezioso nell'economia della squadra di Dragan Šakot, squadra di Dragan Šakot che ha saputo trovarsi al posto giusto al momento giusto. Guardate questa grafica, solo 10 volte su 34 giornate la Fortitudo è stata tra le prime 8 in classifica, tra questi ci sono i primi 4 turni che contano relativamente o praticamente nulla vista la classifica inevitabilmente corta, per il resto 6 volte in tutta la stagione tra le prime 8, solo 2 consecutive tra la 27esima e la 28esima, poi le 4 sconfitte consecutive prima della rimonta finale, 3 vittorie nelle ultime 3 partite e l'ultima parte della stagione in cui Oscar Torres, soprattutto dal numero 4, ha spesso guidato la squadra a delle vittorie molto preziose. Molto, molto utile tatticamente Torres. Torres che avevamo già apprezzato quando giocava a Napoli, giocatore che anche quest'anno, sia pure con delle difficoltà oggettive, però ha dato sempre un contributo fattivo alla sua squadra proprio perché ha doti fisiche e tecniche che sanno sempre rendersi utili. A segno anche dalla lunetta, meno 5 adesso per la Fortitudo, 50 secondi molto importanti per finire il terzo quarto. Diner ferma il palleggio, trova Lavrinovic che va via Bagaric, di tecnica Šistov Lavrinovic con il passo d'avvicinamento a canestro ed è un canestro pesante quello del giocatore lituano, 60-53 poco fa, un leggero contatto e qualche parola con Dalibor Bagaric per Šistov Lavrinovic, finta, palleggio, arresto e tiro molto ben fatto da parte di Yannick Chenox e adesso
gioca bene anche la Fortitudo in attacco, meno 5, ultimo possesso del terzo quarto nelle mani di Siena, il palleggio vivo per Vlado Ilieschi, movimento di Drake Diner, manca ancora qualche secondo per Ilieschi per provare a cominciare questa azione, ancora Ilieschi con il palleggio vivo contro forte, ultimi 5 secondi, si arresta verso Lavrinovic, il tiro da 3 punti a segno di Kšištof Lavrinovic a chiudere il terzo quarto 63-55. Bagaric fino a lì non può arrivare per tenere Lavrinovic, che segna gli ultimi 5 punti del quarto per la sua squadra, sono 14 in totale per lui, 12 per Thornton, 13 dall'altra parte per Torres e per Joseph Forte, ma il Montepaschi avanti a 10 minuti dalla fine 63-55. 10 minuti da giocare alla Paladozza in questa gara 2 della serie di quarti di finale fra Upim Bologna e Montepaschi Siena. Siena li comincerà con 8 punti di vantaggio, ride Carlo Recalcati vicino all'ex presidente di Lega Enrico Prandi, tanti volti noti qui al Paladozza a seguire questa partita davvero interessante, vedete Piero Bucchi in questa foto di gruppo, c'è anche Daniele Baiesi con Luca Becchi, il gruppo di Biella a seguire questa partita, c'è anche Marco Atripaldi a proposito di ex Biella attualmente della Benetton Treviso, c'è tutto questo meraviglioso pubblico che prova a dare l'ultima spinta alla Fortitudo per cercare la rimonta. E adesso con 10 minuti, certo, qua la tripla praticamente fantastica di Lavrinovic ha spento un po' di velleità fortitudine che naturalmente con 10 minuti da giocare, eccolo lì, vedi, sono ancora più che mai vive, però è comunque, siamo sempre di fronte a una squadra, e parlo di Siena, che è assolutamente impossibile da contrastare al meglio. Sbaglia Yannick Enox, un tiro già molto importante anche se appena iniziato il quarto quarto, pick and roll difficile, fra McIntyre e Lavrinovic, Lavrinovic riesce a ricevere contro Oscar Torres, poi dovrebbe essere lui quello a soffrire in un'eventuale penetrazione essendo più alto, però il ball handling di Lavrinovic è quasi da guardia. Assolutamente in attesa anche questa giocata, certo lo spazio nella linea di fondo va lasciato a patto che ci sia l'aiuto. Questa volta non è mancato l'aiuto, ma vattelo aspettare che uno di 2,46 come Lavrinovic fa quella giocata lì, poi subito doppiata da recupero e passaggio in apertura. Insomma, i soliti applausi. E segna Thornton, 4-0 di parziale iniziare questo quarto quarto, ma Joseph Forte prova a crederci ancora, si prende anche i complimenti del suo ex allenatore Simone Pianigiani per il gran canestro a cui abbiamo appena assistito, 15 punti per Joseph Forte, 12 nel secondo tempo nonostante la marcatura sempre al limite della perfezione di Romain Sato, fischio da parte dell'arbitro Cerebuk sulla ricezione di Lavrinovic per il fallo di Joseph Forte. Sai, devo dire che stante il fatto che il 5 è Spencer Nelson, è giusto andare a fare tutti i cambi possibili e immaginabili che portano magari Forte a mancare Lavrinovic, perché tanto non è che ci sia una grande differenza, anche Nelson farebbe qualche fatica sul piano della statura a marcare un giocatore come il lituano, e quindi è giusto fare così. Poi naturalmente se ti va bene magari fa il passaggio difficile, palla recuperata eccetera, se ti va male puoi spendere un fallo come è stato prima di questa palla persa, anche questa volta però grazie a una difesa apprezzabilmente aggressiva della Fortitudo. E qui la palla persa per il Montepaschi, la 16ª della partita per la squadra di Simone Pianigiani, che se vorrà andare a cercare il pelo nell'uovo in questa partita lo troverà proprio in questa statistica, ne perde in media nel regular season 14 ed è ovviamente la migliore del nostro campionato in questo senso. È tornato Davide Lamma, fuori Jenkins, Nelson per Oscar Torres che va molto in alto per segnare un canestro molto più complicato di quello che potesse sembrare. Molto molto bravo Nelson a beccare Oscar Torres, devo dire sienamente parlando, lasciato libero in mezzo all'area in maniera abbastanza inusuale per la squadra di Pianigiani. McIntyre per Lavrinovic che scivola verso canestro, buona finta difensiva da parte di Torres che di fatto costringe Lavrinovic a sbilanciarsi, la finta di Yannick Enox che attacca il canestro, bella palla per Nelson che vorrebbe provare a proteggersi col ferro, il fallo di Romain Sato glielo impedisce, prova a restare viva la Fortitudo ancora una volta a meno 8 in una partita in cui appare obiettivamente evidente la superiorità di Siena, però quello che sta facendo la Fortitudo proprio per questo motivo è ancora più apprezzabile. Naturalmente sì, questo è un grande regalo
ai suoi tifosi, tutti vestiti in bianco e blu oggi, e quindi comunque vada, se questa dovesse essere l'ultima partita, diciamo così, fra le mura amiche per la Fortitudo, è un messaggio di grande corrispondenza d'amorosi sensi con la propria tifoseria, perché sta dando tutto quello che c'è da dare. Lo sta dando anche Yannick Chenox, che stasera è a quota 6 punti segnati con 2 su 4 dal campo, ma è stato uno dei giocatori chiave della grande rimonta bolognese della seconda parte di stagione. A lungo in quest'anno non ha giocato, guardate le partite dell'andata, ha saltato anche qualche partita nella scelta dei non comunitari, nel ritorno però 16 partite su 17, quasi 10 minuti in più di impiego medio rispetto all'andata e 10 punti a partita prodotti, con delle cifre davvero molto interessanti, in particolare nel tiro da 3 punti, 9 su 40 all'andata, 22,5%, 24 su 50 nel girone di ritorno, 48%, tanto che inevitabilmente il numero 3 titolare del quintetto di Dragan Shakot è diventato proprio il giocatore lettone. Ma secondo me Yannick Chenox ha tardato anche fin troppo a entrare nei meccanismi di una squadra come la Fortitudo, perché a mani, gambe e cuore Yannick Chenox unisce anche una notte non comune, che è il cervello. L'abbiamo visto anche nell'ultima azione, quando si poteva prendere un pedisseco tiro da tre, invece ha fintato per la penetrazione che ha consentito poi a Nelson di andarsi a prendere due tiri liberi, peraltro che potevano anche essere un potenziale gioco da tre se non si fosse trovato troppo sotto canestro. E segna il primo Spencer Nelson, va con il secondo, c'è un raro 2 su 2 della serata per un giocatore della Fortitudo, 7 punti, 6 rimbalzi, 2 su 3 dal campo e 3 su 3 dalla lunetta per Spencer Nelson, l'MVP della Final Eight di Coppa Italia 2007 con la maglia della Benetton. Boozy Thornton attacca Lama, c'è Carraretto in campo, il tiro da 3 che non va, vola rimbalzo Sato, il tapine non riesce, può correre Joseph Forte, c'è Carraretto su di lui ancora forte con le virate, lo scarico per Yannick Chenox, Boozy Thornton è lì ad aspettare, fallo di sfondamento di Joseph Forte, il quarto della sua partita. Tutto bello, però guardate qua, ha un po' perso il controllo del corpo e Buzzi è stato molto molto astuto nel prevedere quello che sarebbe stato, aveva fatto una gran giocata e anche l'idea era buona. A mio modo di vedere il fischio di Cerebuk è esente da pecche. Fallo che sembrava proprio esserci, guardando il replay, Carraretto, l'uscita di McIntyre, 7 minuti da giocare, ma la Fortitudo è lì a meno 6, McIntyre da lontanissimo, il tiro non va, rimbalzone ancora di Oscar Torres, il quinto della sua partita, prova a suonare la carica, Davide Lama supera la metà campo in palleggio, taglio di Yannick Chenox inseguito da Boozy Thornton, Carraretto occuparsi di Joseph Forte che resta in campo nonostante i 4 falli, anche se Shakota prepara Mancinelli sul cubo dei cambi, Forte si arresta destra del cuore dell'area, il fischio contro Marco Carraretto, colpevole secondo Cicoria di aver utilizzato troppo il gomito per tenere lontano l'avversario. Ma comunque sta giocando magnificamente Forte, con molto autocontrollo, con molta dedizione, con molto altruismo anche, perché sta attirando su di sé degli aiuti che liberano i compagni anche in quest'ultima occasione. Sai, lui, il rischio grosso per lui è di commettere il fallo in attacco, deve stare molto attento al controllo che prima per un attimo appunto gli è mancato in quello sfondamento precedente. E adesso il quintetto di Shakota, che già era piccolo, diventa piccolissimo. Mancinelli come teorico numero 5, Forte intanto prova ad inventare, Sato vola a rimbalzo in mezzo a due maglie bianche, apre subito per Terrell McIntyre, c'è addirittura Stefano Mancinelli che si deve occupare di Benjamin Eze, anche se diciamo che nella difesa di Bologna cambia poco per quanto riguarda chi va contro chi, perché sono più o meno tutti alti uguali. Forton proprio contro Mancinelli, la palla è per Benjamin Eze, fischio da parte di Cicoria, fischio che si sente molto in ritardo, cioè che non si sente e di cui le squadre si accorgono molto in ritardo. Qua il gioco era già fermo e infatti Shakot si è arrabbiato, credo pensando che il fischio fosse arrivato per questo contatto fra Lama e McIntyre. Sì, non ho ancora ben compreso quale sia stata la decisione arbitrale a questo punto, perché il replay fa pensare a un fallo. Ecco, qua lo rivediamo, forse questo urto di Lama, però dopo si vede qualcosa di molto sospetto, forse non è stato fischiato nulla. Un fallo di Mancinelli è stato fischiato, il gioco è ripreso, ma il fischio è arrivato almeno 5-6 secondi prima, al momento in cui Shakota si è arrabbiato. Qui il fischio si sente, fallo di Yannick Chenox su Benjamin Eze. Sì, stavolta anche se Eze non era riuscito a girare frontalmente per volare a canestro, ma anche perché
come no, eccolo qua, è questo il fallo precedente, forse l'arbitro l'ha visto giusto ancora una volta. Rimessa per Boozy Thornton, Sato per Terrell McIntyre, la palla poi è per Cararetto, Thornton lontano dal canestro in un quarto di campo isolato contro Iannicino, insomma la palla torna a McIntyre, blocco ripetuto da parte di Eze, resta Mancinelli con McIntyre, Thornton contro Iannicino, si va da Eze contro Lam, arriva l'aiuto da parte di Forte, aiuto falloso secondo l'arbitro Cicoria, quinto fallo di Joseph Forte che lascia dunque il campo, la partita davvero ben giocata, eccolo qui, sì, fallo di Joseph Forte, 15 punti per lui, 6 su 10 dal campo, 4 rimbalzi, 4 falli subiti, 3 recuperi, applauso strameritato da parte del Paladozza per il grande ex di questa serie. Molto generoso, era anche giusto andare a fare quel movimento difensivo, se non fosse che con 4 falli non devi rischiare, perché il replay ha fatto vedere quanto la mano di Forte sia andata sull'avambraccio di Eze. Sarebbe stata un'idea perfetta, ancorché evitabile come fallo, ma se ne hai 4 sul groppone devi evitare. Se ti chiami Joseph Forte, se ti chiami Franco Casalini, anche se vai in panchina nessuno se ne frega niente, se ti chiami Joseph Forte è un danno. Più 7 comunque per Siena, prova a crederci fino in fondo, la fortitudo, adesso Iannicino si diventa il terminale principale contro Cararetto, gran uno contro uno del giocatore di Riga, ottavo punto per lui, meno 5 Upim, prova a restare lì, la fortitudo adesso con Nelson e Mancinelli in campo insieme, la palla da Thornton ad Eze, sempre contro Mancinelli, allarga il gomito Eze, palla in attacco del giocatore nigeriano e come spesso avviene perso il proprio giocatore più importante. Una squadra trova da qualche parte energie insospettabili, la Fortitudo prova a completare la rimonta. Beh, devo dire abbastanza ingenuo qua Beniamino, ha proprio fatto un movimento, è cascato nella trappola tesa gli da Mancinelli che si è staccato di quei tanto che bastava per togliere il contatto, e questo spesso per l'attaccante diventa un'arma davvero difficilmente contrastabile, l'abbiamo visto. C'è Storuk su Mancinelli, c'è Ilievski adesso su Iannicino che trova Nelson contro Benjamin Eze in difficoltà contro un giocatore così mobile, così bravo a partire lontano da canestro, però poi quando ci si avvicina Eze si ritrova a casa sua, oscura la visuale a Spencer Nelson che non trova il canestro, poi c'è il blocco e transizione di Eze, molto ben fatto, McIntyre scambia con Sean Storuk, Eze contro Lam, addirittura la palla arriva al nigeriano che la rimanda fuori per McIntyre, la gran difesa di Spencer Nelson, ultimi 8 secondi del l'azione, McIntyre in slalom trova Thornton con spazio per il tiro a 3 punti che va lunghissimo, pallone che supera la linea di fondo, gran difesa, tutta cuore, tutta voglia di recuperare da parte della Fortitudo. Ma devo dire è encomiabilissima questa Fortitudo, proprio vuole uscire, lungi da me l'idea di cadere in questo lapsus freudiano, vuole far vedere al proprio pubblico quanto cuore e ardore sia fatta, naturalmente contro un avversario che lascia poche speranze ma che comunque sta soffrendo l'insoffribile. E prova Mancinelli a avvicinarsi a canestro, il suo movimento preferito contro Storuk, segna Mancinelli, torna a 3 punti, la Fortitudo 6-8, 6-5, 4 minuti da giocare ancora con la banda Bassotti, Dragan Shakot a mettere in difficoltà i campioni d'Italia, Boozy Thornton adesso contro Nelson, palla dentro per Lavrinovic, palla persa da Siena e la difesa adesso tutta cambi, tutta reattività della Fortitudo, sta facendo male a Siena. Non dà mai una sicurezza, non c'è mai un momento in cui un giocatore possa tirare il fiato e questa è la lunga paga, naturalmente questo richiede grande organizzazione e grande sforzo fisico, ma la Fortitudo sta dimostrando di supplire alla fatica con la voglia di fare bene. Nelson adesso il consegnato per Iannicino, prova a passare anche Ilievski con Iannicino, lo fa in maniera irregolare, è il quarto fallo di squadra adesso per il Montepaschi, esaurito il bonus anche dalla squadra di Simone Pianigiani, 3:39 da giocare, Fortitudo con la palla anche del pareggio con un gioco da 3 punti in questa azione, Iannicino per Lamba, il taglio, si appoggia al tabellone, non trova il canestro, un altro degli ex di questa partita, ma trova il fallo di Sean Storuk. È molto astuto, ci deve essere stato un cenno fra i due, perché ho visto che dopo il passaggio Iannicino e Lamma si sono come dati una conferma, perché andare a beccare quel taglio lì
fra l'altro quasi allo scadere dei 5 secondi, quindi con molto rischio di palla persa, vuol dire che c'era stato qualcosa prima, e allora va premiato il coraggio dell'uno e dell'altro. Segna il primo tiro libero Davide Lama, il capitano di questa squadra, segna anche il secondo, e non è un caso che sia proprio lui a dare il meno uno alla propria squadra, la vera anima, il vero cuore di questa squadra, la miglior rappresentazione dello spirito fortitudo per questo bolognese che ha coronato il proprio sogno di ragazzino di diventare capitano della sua squadra del cuore. Tanto c'è il fallo di Mancinelli, quarto anche per lui. Sean Storrock in lunetta 3:25 dalla fine, ci attende una lunga appassionante volata. Sai, è essenziale che questi giocatori sul ricevitore, soprattutto se Storrock, debbano essere molto aggressivi, perché la Fortitudo sa molto bene che se appena c'è un momento di rilassatezza la palla va dentro Lavrinovic, marcato da un piccoletto, e allora devono fare in modo che la circolazione esterna sia il più lenta e il più difficile possibile, e questo porta anche a dei falli. 2 su 2 di Storrock, torna più 3 Montepaschi, Janicenos da 2 punti, il tiro non va, rimbalzone di Buzzi Thornton, poca pazienza in questo attacco da parte della UPI, McIntyre è dall'altra parte, stiamo entrando negli ultimi 3 minuti di partita, McIntyre ferma la propria corsa contro Oscar Torres, adesso blocco di Lavrinovic, resta Nelson contro McIntyre, McIntyre lo vuole attaccare, Torres davanti a Lavrinovic, tiro molto difficile da parte del giocatore Montepaschi, rimbalzone di Oscar Torres, è ancora una grande difesa per la Fortitudo che riesce a sopperire alla differente altezza con la strepitosa mobilità di tutti i 5 giocatori in campo. Mancinelli aspetta l'uscita di Lamma, poi l'uscita di Torres, prova a passare sul blocco Thornton, si sposta Spencer Nelson, blocco irregolare, quarto fallo di Nelson. Beh, molto molto traffico in questa situazione, Cicoria ha visto un movimento che francamente da questo replay non riconosco, ma che forse era precedente. Ho visto anche poca protesta da parte di Nelson, forse qualcosa c'era. Fortitudo che comunque è rientrata con la difesa, Lama a protestare un po' con gli arbitri, time out in campo, andiamo a vedere la strepitosa precedente prestazione difensiva della Fortitudo, tanti piccoli, il che significa che questa è una squadra che può cambiare su tutti i blocchi, per esempio con Spencer Nelson che resta contro Terrell McIntyre, Torres che insegue Lavrinovic, questo è il momento chiave. Mancinelli però è molto bravo a uscire su Storo che gli nega una facile linea di passaggio, Storo deve tornare in mezzo da McIntyre, Torres allora lavora contro Lavrinovic per cercare di passargli davanti, per cercare di far valere la propria mobilità contro Lavrinovic, e ci riesce, viene negato anche in questo caso il passaggio. Intanto ancora un altro cambio su un blocco, praticamente McIntyre è costretto a 6 secondi dalla fine dei 24 a prendersi un tiro fuori dei giochi, è una difesa molto rischiosa, una difesa che ti costringe a fare anche diversi falli, 3 giocatori con 4 falli per la Fortitudo, oltre a Joseph Forte che è già uscito, ma resta l'unica arma a disposizione di Dragan Shakota. Sì, anche perché sai, adesso stiamo già per contare i possessi alla fine, quindi se riesci a un possesso a mettere in difficoltà la difesa magari ti costa un fallo, però la possibilità di recuperare la palla, di costringere un brutto tiro, può valere la partita. 2:29 da giocare, la palla di McIntyre per Romain Sato, il blocco pronto di Storrock, l'uscita di Buzzi Thornton, contro lui resta Nelson, l'anticipo di Mancinelli, ancora una volta la difesa dei piccoli della Fortitudo porta a casa un recupero, palla persa numero 19 del Montepaschi, 20° recupero della Fortitudo, Lamma da 3 punti, il tiro non va per il pareggio, ma il rimbalzo di Spencer Nelson, altro possesso per Bologna con Lamma a organizzare l'azione, pronto il blocco di Mancinelli, pronta l'uscita anche di Torres, ma vuole andare dall'altra parte Mancinelli per il taglio di Janicenox, contatto con Buzzi Thornton, il fallo secondo Mastrantoni, l'ex giocatore del Barcellona e del Girona, Kristaps Janicenox in lunetta. Sì, forse Buzzi non si è spostato sufficientemente a tempo in sincronia con la palla, e quindi ecco, lo vedete là, ha dovuto adeguarsi al taglio andando ad urtare Janicenox, che così va in lunetta. Se pensi che è sotto di 3 punti con 15/28 di tiri liberi, la Fortitudo ha davvero di che rosicchiarsi le unghie se dovesse perdere questa partita.
2 su 4 per Jani Cenox, 55% dalla linea del tiro libero per la Fortitudo. Storruk a rischio in frazione passi, riesce a tenere in qualche modo il perno, poi il pick and roll fra McIntyre e Lavrinovic, non arriva al gioco da tre punti solo per l'errore nella schiacciata di Kristof Lavrinovic. Ancora una volta impressionante per il McIntyre nel momento più delicato della partita, passaggio dal palleggio direttamente sul pick and roll. Ah, meraviglioso, io ti dico la verità, sono meno stupito da questa giocata che da quella precedente con quei palleggini abbastanza da Harlem Globetrotters per il tiro da fuori. Non è da McIntyre, non è roba del, non è farina del suo sacco, perlomeno non di quel meraviglioso sacco che ci ha fatto vedere, quella meravigliosa farina che ci ha fatto vedere durante tutto l'anno. 1 su 2 per Lavrinovic dalla lunetta, 6 su 8 complessivamente dalla linea del tiro libero, 17 punti, 7 rimbalzi, 9 falle subite e 5 recuperi. Altra ennesima meravigliosa prova del giocatore lituano. Mancinelli contro Storruk a far sentire il fisico, vuole innescare il suo semigancio sinistro, invece va con il passo d'incrocio, c'è il fallo di Storruk. Stefano Mancinelli in lunetta. Sai, questo è l'unico gioco di post basso con questi quintetti in campo che può dare qualche cosa. Naturalmente è ridicolo dire di che può dare qualcosa contro la difesa di Storruk, però è stato molto coraggioso, molto abile Mancinelli andare a cercare l'incrocio, e l'incrocio anche a fronte di una difesa eccellente come quella di Storruk può portare a qualcosa di positivo come due tiri liberi. E come il quarto fallo di Sean Storruk, ma ormai manca poco, 1:23 alla fine, sbaglia Mancinelli. Per lui in stagione 67,3% dalla linea del tiro libero, ma fuori casa tira meglio i liberi rispetto a quello che fa in casa, 78% in trasferta, 62,4% in casa per Mancinelli, che qua chiude con un 1 su 2 che vale il meno 2 UPIM. 7-1, 6-9, 1-18 da giocare in gara 2 dei quarti di finale di questo bellissimo campionato di pallacanestro. Thornton contro Jani Cenox, si lavora per McIntyre inseguito da Lamma, blocco di Storruk, McIntyre ancora con il palleggio vivo contro lui Nelson, passaggio ancora per Lavrinovic, il piazzato esce corto dalle mani del giocatore lituano, si lotta sulla palla preziosissima, esce vincitore Mancinelli, corre Jani Cenox, Nelson è dall'altra parte, prende il tempo Lavrinovic, finisce a terra, infrazione di passi di Spencer Nelson. Questa la chiamata dell'arbitro Cicoria, che evidentemente ha visto il giocatore lituano fermo aspettare il taglio di Nelson, poi la caduta dell'ex Benetton e la chiamata da parte di Cicoria per l'infrazione di passi. Andiamo a vedere, Franco. Sì, andiamo a vedere. Probabilmente sarà... oddio. Mi sembra che la gamba sinistra di Lavrinovic fosse piuttosto sospetta, francamente. Eh sì, sembrava proprio fallo di Lavrinovic in questo caso, così non è stato e la palla adesso è per Terrell McIntyre, resta contro di lui Spencer Nelson, dopo il blocco di Lavrinovic, altro pick and roll, la finta di Lavrinovic e il fallo di Spencer Nelson che manda il giocatore lituano in lunetta. Inutile sottolineare che la precedente chiamata di Cicoria, diciamo così, ha acceso un po' gli animi al paladozzo. Beh, stai, su quelle chiamate dentro fuori, ovvero sia ti possono decidere una partita e... Il compito ingrato per gli arbitri che devono decidere di un amen, non hanno il supporto del replay e indubbiamente è una chiamata che fa la differenza, poteva essere due tiri liberi per Delson, invece così non è stato, sono due tiri liberi per Lavrinovic, questi peraltro ineccepibili, anche perché costruiti con la consueta fredda lucidità da parte della Montepaschi che se ne fa un baffo di quello che succede intorno, la Siena fa il suo gioco e arriva quasi sempre a trovare il suo utile. Qualche problema, col problema dietro il canestro, la Lavrinovic ci ha segnato nonostante il tabellone stesse tremando paurosamente, ha dimostrato che la mano è davvero di quelle morbidissime, questa volta il tabellone fermo sbaglia Lavrinovic e se ne sta un solo possesso di distanza, 1 su 2 di Lavrinovic, più 3 Siena, 28 secondi da giocare, Mancinelli, c'è Cittadini in campo, la palla adesso è per Oscar Torres, del resto Spencer Nelson è uscito per aver commesso il quinto fallo, Torres si butta dentro, stoppatona di Romain Sato, corre
recupero di Buzzi Thornton. La palla adesso è per Siena, deve commettere fallo, la Fortitudo non riesce a farlo, passa il tempo, la palla è per McIntyre, Janicenox a caccia del fallo, scappa McIntyre, 3 secondi, non riesce a far fallo la Fortitudo e finisce qui con la vittoria del Monte Paschi, 72-69, va 2-0 nella serie il Monte Paschi. Ovviamente un finale che farà un po' discutere. Siena vince comunque 72-69. Qualche piccolo problema al ritorno negli spogliatoi degli arbitri. Insomma, un finale un po' convulso, con qualcosa da andare a rivedere. Sì, ci sarà modo e tempo per vederle con calma e con freddezza. Indubbiamente la reazione del pubblico bolognese è comprensibile finché resta negli ambiti della polemica, naturalmente. Ecco, questo è una, evidentemente qualcos'altro che fa discutere, perché poteva essere certamente un'interferenza non valida, perché la parabola sembrava indubbiamente in discesa. Qualche problema anche negli spogliatoi, vedete, con la situazione che sembra tornare alla calma. Luca Banchi è andato a calmare qualcuno in spogliatoio. Mi sembra di riconoscere Abele Ferrarini, lo storico fisioterapista della Fortitudo. Sembra che la situazione sia tornata abbastanza alla calma, con Simone Pianigiani che adesso aspetta un momento a godersi comunque questa vittoria. 72-69, esce tra gli applausi Dalibor Bagaric con tutta la Fortitudo, perché al di là delle ultime chiamate questa è la squadra che ha dato tutto quello che poteva dare in questa partita. Lo ripeto, la sensazione di inferiorità della Fortitudo, ma non solo di questa squadra, nei confronti del Monte Paschi è apparsa abbastanza evidente, e questo rende ancora più grande la prestazione della UPI in questa sera, battuta tante volte ma in grado di riportarsi in partita e quasi di vincere alla fine. Ma guarda, in questa partita singola non c'è niente da dire, le squadre hanno giocato alla pari e tante